Ciao a tutti, benvenuti e bentornati qui sul canale UFO News per parlare nuovamente di vostri avvistamenti UFO. Di recente vi ho mostrato una fotografia interessantissima scattata durante uno skywatching astronomico, fotografico, e il cui risultato è indubbiamente oggetto volante non identificato, non identificabile, quindi sconosciuto. Oggi andiamo nella mia città natale, Palermo, nella fattispecie nella zona, nel quartiere di Bonagia, dove Dario e Cristina, due utenti che seguono questo canale, hanno segnalato un loro avvistamento UFO avvenuto alle ore 11 del 6 ottobre, quindi recentissimo, che riguarda ancora una volta, per ben tre volte è già accaduto a Palermo. Da prima sono stato testimone qualche anno fa io stesso e ho avuto modo di pubblicare una parte di quel video di quasi 20 minuti che ho girato all'epoca, che naturalmente trovate qui su UFO News tra gli avvistamenti UFO di Palermo. Quindi mettete nel motore di ricerca Palermo oppure UFO Palermo e troverete l'elenco di tutti gli avvistamenti avvenuti in quella città, tra cui anche questo degli ebani fatto da me. Ovviamente nella fattispecie di recente periodo più o meno preestivo, un altro di questi avvistamenti è stato fatto ed è stato pubblicato qui su UFO News. Ora siamo nel periodo subito dopo l'estate. E nuovamente si ripresenta questo fenomeno, nuovamente si ripresenta in modo eclatante e questa volta anche come avviene in rarissimi casi, almeno fino adesso filmati in Sud America, tra i pochi veri ebani, perché come ho spiegato tantissime volte, circa il 95-96% degli avvistamenti di questi famosi vermi volanti, flying worms in inglese, sono dei fake, o meglio, non sono oggetti volanti non identificati in senso stretto, in quanto ad una identificazione più attenta si può evincere che sono composti da palloncini e che questi palloncini talvolta si staccano e creano quell'effetto flotillas che è stato riscontrato tantissime volte in Sud America in concomitanza del fenomeno degli ebani. Ciò non toglie che esistano gli ebani, ciò non toglie che esiste un fenomeno correlato di flotillas, ovvero di sfere di colore bianco che sembrano distaccarsi, esattamente come avviene per quelli falsi, per quelli composti da palloncini utilizzati per le feste. Ma ovviamente parliamo di oggetti grandemente superiori per lunghezza, se ci riferiamo agli ebani, enormi, giganteschi, e se ci riferiamo alle sfere decisamente più grandi di un palloncino a più alta quota e decisamente ferme nell'aria. Nel frattempo state vedendo più volte il video che, ahimè, è brevissimo, dura appena 25 secondi, cioè 5 secondi in più del minimo indispensabile per quanto concerne i video per poter dire di valutare decentemente il materiale, che è correlato tra le altre cose anche da due fotografie di qualità leggermente superiore. Il video non ha una qualità eccellente nonostante sia l'originale, poiché è in gran parte fatto con massimo zoom del cellulare e ci mostra questo oggetto lontanissimo nel cielo. Mentre possiamo osservare chiaramente questo oggetto informe, serpentiforme, vermiforme, aggrovigliato su se stesso, di dimensioni talmente vaste da non poter neanche lontanamente essere pensato come ad una di queste salsicce di palloncini, che sarebbe altrimenti lunga probabilmente chilometri e chilometri. È un aereo probabilmente di linea che si sta dirigendo
verso l'Italia, quindi che si sta spostando verso nord-est, e sta intersecando la zona, quindi è visibile all'interno della schermata che stiamo osservando durante l'avvistamento. E ci dà una maggiore spazialità di quella che altrimenti avremmo con il solo oggetto fermo nell'aria. Questo infatti ci dice che l'oggetto, che comunque ribadisco essere molto grande, ha una quota inferiore a quello del volo di linea e quindi con molta probabilità non si trova al di sopra dei 700-800 metri o al massimo di 1 km, poiché in quella zona l'aereo di linea è probabile che già abbia superato almeno i 1500 metri di altezza, e conosco bene tra l'altro la mia città, il movimento degli aerei, le rotte eccetera eccetera, che ho studiato per anni e anni. E questo mi fa pensare che l'oggetto, appunto, se fosse esteso in lunghezza, sarebbe lungo probabilmente alcuni chilometri. Quindi siamo davanti effettivamente al classico ebani, dove nei casi più estremi, più grandiosi, le misurazioni in Messico e in Argentina ci hanno portato addirittura a dimensioni di 20 km. Naturalmente in questo caso si tratta di un oggetto particolarmente aggrovigliato, da una parte all'altra potremmo dire che potrebbe misurare parecchie centinaia di metri, forse anche 600-700 metri, quindi essere veramente grande e avere probabilmente una larghezza di qualche decina di metri. Di più, più dettagliatamente non si può dire, il margine di errore in questo senso è veramente alto, quindi prendete con le pinze l'aspetto della lunghezza e delle dimensioni, poiché sono basate solo sui pochi dati disponibili e mancano dei dati per poter fare eventuali misurazioni più approfondite. Ciò che mi interessa però farvi notare è che alla sinistra quindi, dell'oggetto si possono vedere in cielo distintamente decine di sfere luminose che sono grandi o almeno appaiono grandi quanto l'aereo stesso di linea che sta solcando il cielo. Ovviamente in tutto questo possiamo dedurre che quelle sfere non sono dei palloncini, non sono piccole come un palloncino, ma quasi certamente hanno una dimensione almeno di 1 o 2 metri, è un'altissima fonte di luce o riflessione, rifrazione della luce solare. Un'altra cosa che voglio fare notare, apro e chiudo immediatamente una parentesi, che l'aereo non sta rilasciando una scia chimica, ma appunto una classica scia di condensa, e che per ragioni che non so spiegarvi allo stato attuale, se non eventualmente tramite mie personali ipotesi che non dirò in questa sede, che le scie chimiche in qualche modo tengono bloccati gli ebani e dovrebbero in qualche modo impedirne il movimento da una parte all'altra dell'atmosfera, quindi dovrebbero impedire che queste scendano troppo in basso. Almeno questo è quello che sembra essersi verificato in alcune occasioni in Sud America. E in questo caso, non essendoci scie chimiche nel cielo, ma un cielo limpido, sereno, senza vento, eccetera, è chiaro che ci sono quelle caratteristiche che spesso si riscontrano proprio durante gli avvistamenti degli ebani veri. Giusto per dovere di cronaca, per chi non ha mai sentito parlare di ebani in toto, cioè da nessun punto di vista, apro e chiudo una parentesi anche in questo senso. La sigla Ebani sta per entità biologiche aeree extraterrestri, cioè stiamo parlando non di un alieno trasportato e che viaggia all'interno di qualcosa di tecnologico, forse addirittura di energetico, plasmatico e via discorrendo, ma stiamo parlando di una presunta, eventuale, vera e propria forma di vita spaziale. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, vi ricordo di mettere un like, naturalmente iscrivetevi al canale, se
Se non lo avete ancora fatto, attivate il campanello, importantissimo, per ricevere le notifiche ogni volta che c'è una nuova uscita, essere quindi avvertiti e poter venire qui su UFONews appena possibile, naturalmente, a vedere il nuovo video e a sentire le nuove spiegazioni, i nuovi eventi, i nuovi avvistamenti. Vi ricordo ancora una volta che potete segnalare i vostri avvistamenti UFO, eventi paranormali e quant'altro di misterico abbiate eventualmente filmato o riscontrato a Gabriele Lomb 75 scritto a numero @gmail.com, spedendomi i video o le foto originali direttamente dal luogo dove risiedono, quindi dalla card, dallo smartphone, eccetera eccetera, con tutti i dati possibili e naturalmente non dimenticate la data, non dimenticate l'orario e ovviamente la consentire alla analisi ed eventualmente alla pubblicazione. Ciao a tutti da Gabriele Lombardo, ci vediamo alla prossima.